Buongiorno a tutti, ci troviamo a Peschiera del Garda sul nostro stupendo canale di mezzo. Oggi è mercoledì e siamo qua per il terzo appuntamento della terza tabella di approfondimento storico che trovate sulla nostra pagina Facebook Tourism Peschiera. Vi ricordo che attivo il nostro fantastico servizio di audioguide che potete noleggiare all'info point di Peschiera, che si trova in piazzale Bettelloni davanti al comune. È un servizio in quattro lingue, quindi italiano, inglese, tedesco e il nostro bellissimo dialetto veneto, molto folcloristico. Con questo servizio potrete godervi la vostra giornata Peschiera del Garda e inserirci un po' di approfondimento storico, che male non fa mai. Oggi ci troviamo per il nostro terzo appuntamento che riguarda il padiglione degli ufficiali. Il padiglione degli ufficiali austriaci è una struttura molto imponente, tipicamente a carattere militare, ma di stile neoclassico. Pensate che i lavori sono stati ultimati in soltanto 2 anni e una caratteristica della struttura è 1,5 metri di terrapieno che è presente nei volti di mattone nella struttura che costituisce la parte centrale della caserma, e ciò la rende a prova di bomba. Questo edificio è la dimostrazione della fortissima capacità costruttiva che ha sviluppato l'esercito austriaco. Il padiglione degli ufficiali austriaci è stato creato per mantenere al sicuro gli ufficiali e le loro famiglie, dato che risiedevano all'interno, perché gli ufficiali durante il loro tempo libero, prima della creazione del padiglione, dovevano passare praticamente il tempo di riposo dall'attività militare con i civili. Ma è successo un fatto: a Mantova un ufficiale che uscì una sera con la sua famiglia tranquillamente a passeggiare venne aggredito da un gruppo di sabaudi. I sabaudi erano ritenuti dal Regno Lombardo-Veneto dei nemici interni da cui bisognava difendersi, quindi decisero di creare un palazzo dove tutti gli ufficiali austriaci e le loro famiglie potessero vivere tranquillamente tutti insieme, ma soprattutto in sicurezza, e per questo venne creato il padiglione degli ufficiali qua a Peschiera del Garda. Bene, e con oggi abbiamo concluso il nostro terzo approfondimento sul padiglione degli ufficiali austriaci qua in Parco Catulla Peschiera del Garda. Vi aspettiamo per la prossima puntata mercoledì prossimo. Vi auguriamo una bella giornata e venite a trovarci a Peschiera del Garda.